Ciao a tutti! Sì, come avete notato sono vestito come nell'episodio scorso, ma non preoccupatevi, non sono un poveraccio che indossa la stessa roba ogni giorno. È che io questo episodio che voi state vedendo adesso l'ho registrato lo stesso giorno che avevo registrato l'altro con cui avevo questa roba. E poi sì, sono anche un poveraccio che si veste sempre uguale, quindi bando alle ciance, il racconto di oggi si intitola La mensa di Richard Lehman. Jean non udì i passi. Gli unici rumori intorno erano lo scorrere del ruscello, i primi gemiti e il respiro ansante di Paul mentre la penetrava. La prima cosa che udì di quell'uomo fu la voce. A me sembrano atti osceni in un parco pubblico. E il cuore le si fermò di colpo. Oddio, no. Con l'occhio sinistro scorse la forma indistinta dell'uomo accucciato al suo fianco sotto la luna, a meno di un metro. Alzò lo sguardo verso il viso di Paul. Aveva gli occhi spalancati per la sorpresa. Non può essere vero, si disse Jean. Si sentiva completamente indifesa e impotente. Non che quel tizio potesse vedere qualcosa. Solo le natiche nude di Paul. Non poteva vedere che la camicetta di Jean era slacciata, il suo reggiseno aggrovigliato intorno al collo, la gonna sollevata intorno alla vita. Sapete che è contro la legge? Chiese l'uomo. Paul tolse la lingua dalla bocca di Jean e girò la testa verso l'uomo. Jean sentì il suo cuore accelerare i battiti, il suo pene raggrinzirsi dentro di lei. Per non parlare del fatto che è di pessimo gusto, aggiunse l'uomo. Non facevamo nulla di male, disse Paul e fece per alzarsi. Jean gli piantò i piedi contro le natiche e gli strinse le braccia intorno alla schiena. E se fosse passato di qui qualche bambino? Siamo spiacenti, gli disse Jean, continuando a fissare Paul, perché non osava guardare di nuovo l'uomo. Ce ne andremo. Salutatevi con un bacio, allora. Sembrò una richiesta bizzarra, ma Paul obbedì. Premette dolcemente la bocca contro le labbra di Jean e lei si domandò come avrebbe fatto a ricoprirsi, perché era ovvio che non appena terminato il bacio, Paul si sarebbe alzato e lei sarebbe rimasta praticamente nuda. In seguito capì che era stato un fucile da caccia. Non aveva visto un fucile, ma in fondo aveva dato all'uomo solo una rapida occhiata. Paul la stava baciando e lei si interrogava sul modo migliore per impedire all'uomo di vederla, quando improvvisamente la cosa non ebbe più alcuna importanza perché il mondo esplose. Gli occhi di Paul schizzarono fuori dalle orbite e le caddero in faccia. Lei girò di scatto il capo per evitare quel contatto, ma lo girò dalla parte sbagliata. Vide la massa molliccia colpire il tronco di un albero vicino illuminato dalla luna. Vide un orecchio restare attaccato per un istante alla corteccia e poi cadere. La testa di Paul le crollò pesantemente su un lato del viso. Un torrente di sangue la accecò. Jean cominciò a urlare. Il peso di Paul le scivolò di dosso. L'uomo le mollò un calcio al ventre, poi la sollevò, se la gettò su una spalla e si mise a correre. Jean ansimava, cercando di respirare. Il calcio le aveva mozzato il fiato e ora la spalla dell'uomo continuava a premerle contro l'addome. Le sembrava di stare annegando. Solo un remoto angolo della sua mente conservava una scintilla di lucidità e lei sperò che si spegnesse. Meglio il buio totale. Meglio non avere più coscienza di nulla. L'uomo smise di correre. Si chinò e Jean scivolò all'indietro. Andò a urtare contro qualcosa di metallico. Accanto a lei c'era un parabrezza inargentato dalla luna.
Era stata scaricata sopra il cofano di un'auto. Le sue gambe penzolavano sopra il muso della vettura. Tentò di sollevare la testa. Non ci riuscì. Così rimase distesa là, sforzandosi di inspirare un po' d'aria. L'uomo tornò indietro. Si era allontanato. Jean sentì di aver perduto un'occasione per mettersi in salvo. Lui si sporse sopra di lei, agguantò i lembi della camicia aperta e la sollevò in posizione seduta. Le chiuse un anello di un paio di manette intorno al polso destro, le fece passare l'altro anello sotto il ginocchio e lo fece scattare intorno al polso sinistro. Poi la sollevò di peso dal cofano, la scaricò sul sedile del passeggero e sbatté la portiera. Dal parabrezza Jean lo vide correre via. Sollevò il ginocchio e si colpì il mento, ma riuscì a far scivolare la catena delle manette lungo la caviglia e sotto la suola della scarpa da ginnastica. Afferrò la maniglia della portiera, la piegò verso l'alto e premette la spalla contro la portiera per uscire. Ma la sua testa venne tirata all'indietro con un dolore lancinante, come se i capelli le venissero strappati dallo scalpo. La testa compì un mezzo giro e lo zigomo andò a colpire il volante. Una mano le strinse la nuca, un'altra le afferrò il mento. Poi l'uomo le sbatté più volte il viso contro il volante. Quando riaprì gli occhi, aveva la testa posata in grembo all'uomo. Sentì che una mano le palpeggiava il seno. L'auto correva veloce. Dal suono del motore e dal sibilo delle gomme sull'asfalto capì che erano sulla superstrada. Le luci stradali spandevano un debole luccichio argenteo sul viso dell'uomo. Lui abbassò gli occhi per guardarla e sorrise. L'identikit che la polizia aveva fatto circolare non gli rendeva giustizia. Aveva i capelli corti, a spazzola, certo, e anche due strani occhi spiritati, ma il naso era un po' più grosso e le labbra molto più carnose. Jean fece per alzare la testa. «Rimani immobile! Se muovi un solo muscolo, ti faccio saltare la testa!» Hai visto cosa è successo al cervello del tuo amichetto? Hai visto come è andato a sbattere contro quell'albero? Jean non rispose. Lui la pizzicò. Lei digrignò i denti. Ti ho fatto una domanda. Ho capito. Splendido, eh? No. E i suoi occhi? Non avevo mai visto niente di simile. Questo dimostra cosa può fare un calibro 12 a un uomo. Sai, non avevo mai ucciso un uomo prima. Solo creaturine dolci come te. Come me. Non giunse come una sorpresa e non vi fu shock. Lo aveva visto assassinare Paul e ora contava di uccidere anche lei. Così come aveva ucciso le altre. Forse non le uccide tutte, pensò. Solo un corpo era stato ritrovato. Tutti parlavano come se il mietitore avesse ucciso anche le altre sei, ma in realtà erano soltanto scomparse. Forse porta le donne da qualche parte e le tiene prigioniere là, ma ha appena detto che uccide creaturine dolci. Ha usato il plurale. Le ha uccise tutte, ma forse no. Se vuole solo spaventarmi e tenermi tranquilla, magari troverò una via di uscita. Dove mi stai portando? In un posticino isolato sulle colline dove nessuno potrà sentirti urlare. Quelle parole la fecero rabbrividire in tutto il corpo. Oh, la pelle d'oca, mi piace. La sua mano le sfiorò la pelle come una brezza gelida. Jean fu tentata di prendergli la mano e morderla. Se avesse ceduto a quell'impulso, lui le avrebbe fatto di nuovo del male. Ci sarà un mondo di dolore più tardi, pensò. Lui è deciso a farmi urlare. Ma questo sarebbe stato più tardi. Forse lei sarebbe riuscita ad allontanarsi da lui prima di allora.
La cosa migliore per il momento era non farlo arrabbiare, non lottare contro di lui, comportarsi docilmente. Allora lui forse avrebbe abbassato la guardia. Sai chi sono? Sì. Dimmelo. Il mietitore. Molto bene. Anch'io so chi sei tu. Lui mi conosce. Com'è possibile? Forse mi ha seguita per il campus. Ha chiesto a qualcuno come mi chiamavo. Sei la numero 8. Prova a pensarci. Diventerai famosa. Parleranno di te su tutti i giornali, alla televisione. E magari un giorno finirai con l'avere un capitolo tutto tuo in un libro. Hai mai letto libri del genere? Ci sarà anche una tua bella biografia, con frasi dei tuoi genitori e dei tuoi amici. L'amara storia della tua breve ma appassionata relazione con quel ragazzo. Come si chiamava? Paul. Paul! Paul. Beh, anche lui avrà la sua bella fetta di libro, perché sarà il primo uomo che è stato ucciso dal mietitore. Naturalmente si accorgeranno che la sua morte è stata incidentale. La vera vittima eri tu. Mentre Paul era solo uno sfortunato imbecille che si è messo fra noi due. Ha avuto fortuna con te, ma sfortuna con me. È buona questa, no? Forse scriverò io stesso quel libro. Voleva fottere ed è stato fottuto. O magari ce l'ha fatta. È riuscito a venire? Se n'è andato almeno con uno schizzo di gloria? Perché non la pianti? Perché non voglio! Disse lui e le scavò un solco sul ventre con un'unghia. Jean strinse i denti, il respiro le uscì sibilante. Dovresti essere carina con me. In fondo sono io che ti renderò famosa. È ovvio, parte di questa notorietà potrebbe essere un po' imbarazzante per te. Quel libro di cui ti parlavo sarà pieno di particolari su quello che è successo oggi, sulle tue ultime ore, su chi è stata l'ultima persona a vederti ancora viva. E naturalmente non dimenticherà gli atti osceni nel parco. Quando la gente leggerà quel capitolo, molti penseranno che sei andata a cercartela. E immagino che dovrei dichiararmi d'accordo con loro. Ma non hai avuto un briciolo di buonsenso. E invece lo aveva avuto lei. È il mietitore? Aveva chiesto quando il film era finito e Paul aveva proposto di andare al parco. Dovrà trovarsi una ragazza per conto suo. Parlo seriamente, non credo che sia una buona idea. Perché non andiamo da me? Certo, così quella svitata della tua compagna di camera potrà ascoltare attraverso la parete e fare i suoi versi. Le ho detto di non farlo più. Forza, andiamo al parco. È la notte serena. Possiamo trovare un posticino accanto al ruscello. Non lo so. Gli aveva stretto la mano. Mi piacerebbe, Paul, ma... Merda, hanno tutti una paura fottuta del mietitore, Cristo santo, lui è a Portland. È solo a mezz'ora di macchina. Va bene, lasciamo perdere tutto. Merda. Avevano camminato per metà isolato. Paul, silenzioso e imbronciato, prima che Jean gli infilasse una mano nella tasca posteriore dei pantaloni e dicesse: Ehi, bello, che ne dici di una passeggiata nel parco? Non hai avuto nemmeno un briciolo di buon senso! La sua mano le schiaffeggiò la pelle nuda. Sì! Non permetterti di ignorarmi. Se ti faccio una domanda, tu rispondi. Intesi? Sì! L'auto rallentò. La mano sinistra del mietitore curvò il volante e Jean sentì l'auto spostarsi di lato. Si inclinò leggermente verso l'alto, spingendole la guancia contro la fibbia della sua cintura. Una rampa laterale, pensò lei. L'auto si fermò, poi eseguì una brusca sterzata. Un tremore gelido percorse il corpo di Jean. Stiamo per arrivare, pensò. Dovunque mi stia portando, stiamo per arrivare. Oh, Gesù. Credevi in...
non potesse succedere a te. Ho ragione? No. E allora perché? Eri troppo in fregola per mostrarti prudente? Paul mi avrebbe tenuto il broncio. La sua voce era leggermente stridula. Tremava. Uno di quelli. Odio quei mocciosi sempre pronti a piagnucolare e a tenerti il muso. Prendi me, per esempio. Io non tengo mai il broncio. È una cosa da perdenti. Io non perdo mai. Quindi non ho motivo di tenere il broncio. Io faccio perdere gli altri. L'auto rallentò per affrontare un'altra curva. Anch'io odio quelli che tengono il broncio, disse Jean, tentando di mantenere salda la voce. Sono dei bastardi. Non meritano di vivere. Lui chinò gli occhi per guardarla. Il suo viso era una macchia confusa. Non c'erano più luci stradali, pensò Jean, solo il chiarore della luna. Adesso. Scommetto che tu e io siamo molto simili. Lo pensi davvero? Non l'ho mai detto a nessuno prima, ma penso di non correre nessun rischio a dirtelo. Una volta ho ucciso una ragazza. Sul serio? Non mi crede, pensò Jean. Sì, è stato 2 anni fa. Uscivo con un altro ragazzo, Jim Smith, e lo amavo sul serio. Ci siamo anche fidanzati e a un tratto lui comincia a uscire con quella puttana, Mary Jones. Smith e Jones. Non posso farci niente se avevano dei nomi stupidi, sbottò lei e rimpianse di non aver riflettuto un secondo in più per escogitare un paio di nomi che sembrassero reali. Comunque lui passava sempre meno tempo con me e io sapevo che si incontrava con Mary. Così una notte mi sono infilata nella sua stanza al campus e l'ho soffocata con un cuscino. L'ho uccisa e mi è piaciuto farlo. Ho riso quando è morta. Lui batté dolcemente sul ventre di Jean. Siamo proprio fatti l'uno per l'altra. Magari ti piacerebbe entrare in società con me. Potrebbero esserci dei vantaggi in un accordo del genere. Tu potresti attirare le creaturine sulla mia auto, darmi una mano a tenerle buone. Che ne pensi? Jean pensò che avrebbe voluto mettersi a piangere. La sua offerta era proprio ciò che lei aveva sperato di udire. E lui lo sapeva. Lo sapeva, non c'erano dubbi. Ma decise di stare al gioco per ogni eventualità. Credo che mi piacerebbe. E con te siamo al 50%. Il muso dell'auto si inclinò verso l'alto. Di nuovo, la guancia di Jean andò a premere contro la fibbia della sua cintura. Sei la quarta a tentare questa manovra. Ehi! Non uccidermi. Sono proprio il tuo tipo. Mettiamoci in società, 4 su 8. Però sei solo la seconda che confessa un precedente delitto. L'altra ha detto di aver spinto la sua sorellina giù da una casetta sopra un albero. Me le scelgo proprio bene. 2 assassine. Quali sarebbero le probabilità? Coincidenza. Bel tentativo. La sua mano destra continuava ad accarezzarla. La sinistra manovrava il volante mentre l'auto saliva sulla collina. Lei avrebbe potuto afferrare il volante e magari provocare un incidente, ma non le sembrava che l'auto procedesse molto veloce. A quella velocità l'incidente poteva non ferirlo nemmeno. Sentiamo quella del tuo ricco paparino. Vai all'inferno. Andiamo, non rovinare la media. Saremo al 100% se anche tu avrai un ricco genitore pronto a pagarmi una fortuna pur di riaverti indietro senza un graffio. Jean decise di tentare l'incidente. Ma l'auto si fermò. Lui fece compiere un giro completo al volante e avanzò lentamente. L'auto sussultò e le gomme morsero un suolo sterrato. Rami frondosi sussurrarono e scricchiolarono contro le fiancate. Siamo quasi arrivati. Lei lo sapeva già. È quasi ora che incominci a implorarmi.
Quasi tutte iniziano adesso. A volte resistono finché non scendiamo. Non ti implorerò, pensò Jin. Correrò con tutte le mie forze. Lui fermò l'auto e spense il motore. Non tolse la chiave dal quadro. Ci siamo, tesoro. Sollevati piano e apri la portiera. Ricorda che io sono qui dietro di te. Jin si sollevò e si voltò verso la portiera. Mentre impugnava la maniglia, lui l'afferrò per il collo della camicetta. La tenne stretta mentre scendeva. Poi scese dietro di lei, le nocche premute contro la nuca per guidarla, e sbatté la portiera. Passarono davanti all'auto e si diressero verso uno spiazzo nella foresta. Lo spiazzo aveva un aspetto lattiginoso alla luce della luna. Al centro, vicino a un albero morto, c'era un cerchio di pietre che qualcuno aveva raccolto per accendere un fuoco. Accanto si levava un mucchietto di legni e rami spezzati. Il mietitore pilotò Jin verso l'albero morto. Lei vide della legna già mucchiata dentro il cerchio, pronta per essere accesa, e provò un rapido guizzo di speranza. Qualcuno aveva preparato il fuoco. Esatto, probabilmente era stato lui. Era salito là prima a preparare ogni cosa. Poi vide una scatola rettangolare ai piedi dell'albero, una cassetta per gli arnesi. Cominciò a gemere. Cercò di fermarsi, ma lui la spinse avanti. Oh, ti prego, no! Risparmiami! Farò qualunque cosa! Vaffanculo, disse Jin. Lui rise. Mi piace il tuo fegato. Fra poco può darsi che potremo dargli una bella occhiata da vicino. La fece voltare e la spinse contro il tronco. Ora dovrò liberarti un polso dalle manette, le spiegò. Estrasse una chiave da una tasca dei pantaloni e la tenne sospesa davanti a lei. Non tenterai di approfittarne, vero? Jin scrollò il capo. Lo sapevo. Le mollò una ginocchiata al ventre. Con l'avambraccio la bloccò sotto il mento, mentre lei si piegava in due. Le gambe di Jin cedettero. Scivolò lungo il tronco, con il legno scortecciato che le lacerava la camicetta e le graffiava la schiena. Cadde seduta su un nodo di radici. Fece per cadere in avanti, ma lui era là a bloccare la sua caduta con le ginocchia. Si afflosciò contro il tronco con il respiro affannoso, sentendo che il polso destro veniva liberato e che quello era il grande momento che aspettava. La sua sola e unica possibilità di tentare la fuga. Ma non riuscì a muoversi. Era dolorante, confusa, senza fiato. E anche se non fosse rimasta paralizzata dal colpo, la sua posizione le rendeva impossibile ogni resistenza. Era piegata, schiacciata contro l'albero, con le gambe di lui che le martoriavano i seni, le braccia aperte sopra le ginocchia, i piedi bloccati a terra dai suoi stivali. Capì di avere perduto. Strano, però, non le sembrava che la cosa avesse molta importanza. Jin si sentiva come se avesse abbandonato il proprio corpo e adesso fosse solo una spettatrice. Era un'altra persona quella che veniva afferrata sotto le ascelle e sollevata di peso. Stava guardando un film dove l'eroina veniva preparata per la scena della tortura. Adesso le braccia della ragazza venivano sollevate sopra la testa. La catena delle manette veniva fatta passare sopra un ramo e poi, l'anello libero, si chiudeva di nuovo intorno al polso destro. Il mietitore la sollevò e la portò a qualche passo di distanza dal tronco. Poi la lasciò. Il ramo era abbastanza basso da evitarle di dover restare sulle punte dei piedi. L'uomo si allontanò dalla sua prigioniera. Si accucciò sul lato opposto del cerchio di pietre e accese un fiammifero. Le fiamme crebbero lungo i legnetti impilati tutto intorno, poi aggredirono i legni più spessi, i rami spezzati. Cominciò a levarsi un fumo pallido. Lui si alzò e tornò dalla ragazza. Un po' di luce, per favore. La sua voce risuonava fievole come lo scoppiettio del fuoco dietro di lui. Va tutto bene, pensò lei. Non sono io.
È un'altra persona. Un'estranea. Finiamo qui la prima parte di questo racconto che si intitola, mi sono dimenticato, La Mensa. Finiamo qui la prima parte di La Mensa e racconterò la seconda parte al prossimo episodio di No Edit. Grazie per aver guardato, fatemi sapere cosa ne pensate sino ad ora della storia, se vi sta piacendo di più il format col video o se vi piaceva di più il format con l'audio. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!